In questo video ti illustrerò le principali tipologie di stand di biancheria e ti dirò quali sono i pregi e i difetti di ognuno. Se devi acquistare uno stand di biancheria, questa guida ti sarà molto utile. Se ti interessano questo genere di video, iscriviti al canale e lascia un like. Prima di tutto, esistono moltissimi modi e attrezzi per stendere il bucato. Ci sono stendini di tutti i tipi e per tutte le tasche. Esistono anche diversi modelli di asciugatrici che, se da un lato sono ultra comode, dall'altro hanno qualche difetto, ad esempio restringono i capi e il loro consumo di energia non è indifferente. Oggi in questo video parliamo di stendi biancheria. In una casa con 2-3 persone, un solo stand di biancheria nella maggior parte dei casi non è sufficiente. Se non hai la fortuna di avere uno spazio apposito dove appendere i panni all'aria aperta, clima permettendo, senza che ci finiscano sopra escrementi di uccelli e insetti vari, devi munirti di uno o più stand di biancheria. Ti spiego i pro e i contro delle varie tipologie, li ho testati proprio tutti, e darò un voto ad ognuno di loro. Stand di biancheria a spirale. I pro: lo si può appendere in alto e inserire le lenzuola, in verità un solo lenzuolo, nella spirale in modo che rimanga ben steso. Contro: ridottissima capacità di carico, se non si ha un gancio in alto dove appenderlo è inutile. Voto 3. Stand di biancheria da termosifone o da balcone, in resina o in acciaio plastificato. Pro: permette di appendere la biancheria sui termosifoni, quindi la fa asciugare abbastanza rapidamente. Contro: la quantità di biancheria che può ospitare è davvero limitata. È complicato da appendere e vedere in giro per casa i termosifoni con la biancheria stesa è davvero terribile. Voto 3. Stand di biancheria pieghevole a fisarmonica. Pro: da chiuso occupa poco spazio. Contro: contiene pochissima biancheria. Il voto è ancora un 3. Stand di biancheria a forma di stand. Pro: è alto, quindi ok per le lenzuola. Contro: è formato solo da due cavalletti con una barra perpendicolare, quindi non è in grado di contenere quasi niente. Occupa tantissimo spazio e non si può nemmeno considerare uno stand di biancheria. Pessimo rapporto qualità-prezzo. Voto 3. Stand di biancheria per vasca da bagno. Pro: lo si può mettere nella vasca da bagno senza averlo in giro. Contro: lo spazio per stendere è praticamente nullo, non in tutte le case ormai è presente la vasca. Voto 3. Stand di biancheria a ombrello. Pro: leggero e si ripone in poco spazio. Contro: ha bisogno di grandi spazi quando è aperto e la quantità di biancheria che ospita non è moltissima. Inoltre è scomodo da utilizzare, è prevalentemente per esterni. Il suo voto è 4. Stand di biancheria a cavalletto in metallo. Pro: comoda la forma per stendere, prezzo economico. Contro: se si bagna tende ad arrugginirsi e le aste si rompono con grandi carichi. Il suo voto è 4. Stand di biancheria a cavalletto in alluminio. Pro: leggero e facile da spostare, buono lo spazio per ospitare la biancheria. Contro: le aste si rompono facilmente ed è molto fragile. Voto 4. Stand di biancheria ad armadio con ventola. Pro: il flusso d'aria calda permette alla biancheria di asciugarsi in poco tempo. Contro: è difficile da montare, difficile da gestire e bisogna sempre utilizzare le grucce per appendere la biancheria. I consumi di energia sono elevati. Voto 4. Stand di biancheria a torre in metallo. Pro: comodo per chi non ha spazio per stendere. Contro: molto scomodo per stendere grandi carichi perché le ruote tendono a piegarsi e perché è abbastanza limitato anche per il bucato di una sola persona. Voto 4. Stand di biancheria a cavalletto elettrico. Pro: la biancheria si asciuga abbastanza velocemente grazie ai tubi riscaldati, la forma per stendere è buona. Contro: deve sempre essere posizionato vicino a una presa di corrente. La biancheria si asciuga in fretta solo nei punti a contatto con i tubi riscaldati. Consuma energia elettrica. Voto 4. Stand di biancheria con ganci per calzini. Pro: occupa pochissimo spazio e permette di stendere i calzini in tutta comodità. Può essere appeso anche allo stand di biancheria vero e proprio. Contro: può ospitare solo biancheria di piccole dimensioni anche nei modelli più grandi. Voto 4. Stand di biancheria estensibile da parete. Pro: si richiude quando non viene utilizzato e occupa poco spazio. Contro: contiene pochissima biancheria. Anche da chiuso non è proprio bello da vedere, quindi a meno che non si riesca a nasconderlo in un locale apposito è antiestetico. Voto 4.
Stendi biancheria a cavalletto in resina. Pro, facilissimo da tenere pulito perché la resina di cui è composto si lava facilmente. Buona la forma per stendere. Contro, le aste in resina con il tempo tendono ad allentarsi e a rompersi. È abbastanza pesante e generalmente non ha le ruote. Voto 5. Stendi biancheria da balcone in resina. Pro, permette di stendere in balcone senza bisogno di avere i classici fili e di ritirarlo all'interno quando non serve. Contro, è abbastanza macchinoso da mettere e non è adatto a tutti i tipi di parapetti, anche se ha i bracci regolabili. Voto 5. Stendi biancheria a pali. Pro, permette di stendere le lenzuola senza doverle piegare. Ospita una grande quantità di bucato. Contro, è adatto solo agli spazi esterni, l'estetica non è delle migliori anche quando è vuoto. Voto 5. Stendi biancheria a corde in acciaio. Pro, permette di stendere il bucato tutto ben steso, anche le lenzuola. Le corde in acciaio sono molto resistenti. Contro, adatto solo ai balconi, l'estetica anche da vuoto lascia molto a desiderare. Voto 6. Stendi biancheria a filo retrattile. Ne esistono di diverse tipologie con uno o più fili. Pro, hanno il vantaggio di rimanere quasi invisibili una volta chiusi. Contro, quelli con le corde in tessuto, ma anche quelli con le corde in plastica, si imbarcano con un minimo di carico di biancheria. Voto 6. Stendi biancheria saliscendi a soffitto. Pro, essendo fissato al soffitto generalmente dei bagni, permette di non avere in giro il bucato steso e i capi particolarmente ingombranti si possono stendere ben aperti. Contro, rimane fisso e anche quando è vuoto è assolutamente antiestetico. Voto 6. Stendi biancheria a torre grande in plastica. Pro, ottimo per chi ha poco spazio, ha una buona capacità di carico. Contro, è un po' scomodo per stendere le lenzuola perché devono necessariamente essere piegate più volte e ci metteranno più tempo ad asciugarsi. Voto 7. Stendi biancheria a cavalletto estensibile in acciaio. Pro, permette di stendere una buona quantità di biancheria, si può allungare e raddoppia la capacità di carico. Contro, quando è allungato le aste più sottili sono meno resistenti. Voto 7. Stendi biancheria in legno e acciaio. Pro, molto resistente e versatile, le ali e i laterali si aprono solo se servono, le ruote scorrono bene per un facile spostamento, da chiuso occupa poco spazio. Contro, ha un prezzo poco accessibile. Voto 8. Spero di esserti stata utile. Se non vuoi perdere altri contenuti di questo genere, non dimenticare di iscriverti al canale. Puoi anche visitare il mio sito www.copripiumisi.com. A presto!